Ma questo è un quartiere un po' pericoloso. Non esisteva una persona che aveva precedenti penali. A proposito di occupazione ciclabile, questa è una cosa storica, vedi questi giardini, prima erano vie. Comunque la pista ciclabile non gli volete bene, eh? Aspetti che vengo su, se la faccio sentire, eccomi. Madonna che bello! Che tu queste case le vedi così da fuori, sembrano proprio catapecchie. Dentro la maggior parte sono bellissime. Questa... Tu lavori, stai a casa? No, io arrangio. T'arrangi? Sì. Oggi siamo venuti qui nel cuore del quartiere Candelaro a Foggia, nella piazza del Sacro Cuore, e oggi ci faremo un giro per il quartiere per mostrarvi uno dei quartieri più richiesti, anche uno dei quartieri più nominati, perché mi sono fatto un giro ieri sera a Foggia, tutti mi hanno fermato e mi hanno detto: "A Cicalù, ma perché sei stato a Candelaro?" E io ho detto subito: "A Gennarone, oh, andiamo a vedere sto Candelaro." Lui si è organizzato con tutti questi amici, ci porteranno a vedere un attimino il quartiere e ci racconteranno anche la storia di questo quartiere, perché ogni quartiere ha una storia, ogni quartiere ha degli abitanti, ognuno di loro ha una storia diversa, perciò generalizzare e portare sempre le stesse storie è sbagliato, perché secondo me la cosa più importante è raccontare tutto per bene. Se vi interessa il video su Candelaro, bene, altrimenti venite qua e ci sta una bella piazzetta, vi fate un giretto e non rompete le palle. Cresciuti per strada giocando a pallone nel quartiere tra le favole e pistole, che è appunto lo spirito che vorrei dare oggi dell'immagine del quartiere, no? Non solo le cose negative, perché alla fine è con l'arte, con le cose belle che si migliora, si cresce e si fanno le differenze che contano, e non si resta statici in quello in cui, diciamo, nasci e cresci e ti segna. Vabbè, crescere qui comunque è la classica situazione da quartiere, da borgata, che si può vivere anche a Roma, no? Questo è il quartiere più grande della città, come se fosse un mini paese, c'è un grande senso di appartenenza anche al quartiere, cioè spesso è motivo di vanto, insomma, io sono di Candelaro, sono di quella zona, fiero, hai capito? Non come una cosa di cui vergognarsi o da vedere solo negativa, anzi penso che molte delle persone che nascono e crescono qui hanno una marcia in più rispetto ad altri, perché hanno passato quelle situazioni classiche che ti fanno crescere presto e prima del dovuto, va, tra virgolette. Ma c'è anche un po' più un rischio però certe volte? Di prendere la strada sbagliata? Sì, è vero. Non è semplice, diciamo, allontanarsi dalle situazioni. È un attimo cadere nelle stronzate, nelle cose sbagliate. I trascorsi di molti amici possono essere un po' labili. Il mio percorso personale è quello della musica e mi ha sempre dato un modo per prendere quello che è questo quartiere e portarlo in maniera positiva tra la gente e anche tra le persone, tra gli amici, tra le situazioni. Lì c'è il murales di Don Bosco, al quale il quartiere è affezionato. Chiediamo scusa mentre attraversiamo la strada senza strisce e senza farci ficcare sotto. Però devo dire la verità, pensavo peggio, Don Bosco è un simbolo per Candelaro, perché rappresenta la comunità salesiana, e la comunità salesiana in questo quartiere ha aiutato davvero tanto, ne ha salvate di persone, soprattutto negli anni del boom dell'eroina, no? L'oratorio era un buon mezzo per salvare le persone, per toglierle dalla strada, chiuderle nell'oratorio, a volte anche in maniera coatta. No? Io stavo a pensare a quello, proprio chiuso dentro l'oratorio. Sì. Cioè, a me mette i brividi ogni volta a guardare il faccione di Don Bosco che guarda tutto Candelaro da via Lucera. Da quanto tempo l'hanno fatto questo? Forse un anno e mezzo, se non sbaglio, un anno e mezzo, è molto fresco. Questo l'ha fatto Giorit, e molte volte tutte le guerre si vincono anche con i simboli. Cioè, avere un simbolo in una guerra è importante, e diciamo che questo è un simbolo per vincere la guerra in maniera positiva, no? Il male, insomma, è cercare la strada migliore. Ci teniamo a dire che c'è anche un'altra generazione, tuo padre. Oggi sono 60 anni. Che oggi è il suo compleanno, immaginate la casualità, no? Ci siamo ritrovati. E tu hai sempre vissuto qui o vieni da un altro quartiere? No, a 13 anni già stavo qui. Ah, a 13 anni? Sì, già stavo qui. E com'è stato per te crescere qui nel quartiere? Ma vedi, Candelaro te lo porti dentro, perché poi a un certo punto nel percorso della vita
di tenere una sezione aperta con gli amici, con mio cognato, assistenza a chi aveva di bisogno. Questo è un quartiere dove molta gente ha bisogno, anche della cosa più stupida che non riesce a portare avanti. Noi si metteva a disposizione quel poco che riuscivamo a fare, si dava quel qualcosa che gli altri non riuscivano a dare, perché Candelaro ha una barriera come il muro di Berlino. A un certo punto si blocca, divide Candelaro con l'altra realtà di Foggia. Chi sta a Candelaro deve, tra virgolette, vivere e sopravvivere, perché è un quartiere abbandonato. È il classico contenitore di voti. Ogni campagna elettorale vedi tutti i politici, dividi ogni campagna elettorale, poi finita la campagna elettorale non vedi più nessuno. Il servizio AMA non è che pure qua funzioni benissimo. C'è l'AMA qua. Funziona. Oggi poi è domenica e dovremmo, tra virgolette, portare più attenzione anche noi cittadini a non buttare l'immondizia, perché c'è un disservizio su questo punto qua. C'è un disservizio. Vengo da una famiglia di 8 figli. Degli 8 figli avevamo amicizie anche di questa gente qua. Dentro di te stesso decidi di prendere un'altra strada, un'altra via, no? Come diceva Cischi poco fa, il Sacro Cuore è stato un'ancora di salvezza, dove molta gente, con la chiesa, con l'oratorio, dividendo le due cose riuscivi a fare un altro tipo di vita, la vita migliore di quelli che purtroppo hanno fatto l'altra scelta. Per carità, eh. Ecco da dove sta la differenza, da un piccolo oratorio che riesce a portare ricchezza interna a qualsiasi ragazzo, porta molta gente ad uscire fuori, ad allontanarsi da quest'altra tipologia di vita. Tieni sott'occhio sempre la famiglia, come ha fatto mio padre con noi otto figli, la stessa cosa fai tu con tuo figlio. Poi tutto sommato il 100% di ragazzi con la testa sulle spalle. Ci sono stati momenti in cui qui nel quartiere avete avuto sensazione di poca sicurezza? Vivo qui, però magari me ne andrei in un altro quartiere che qui non mi sento sicuro. No, questo no. Forse qualche volta ti viene il pensiero di dire io vorrei andare in un altro quartiere, in un'altra città, in un'altra realtà, ma poi Candelaro la si ama. Candelaro è una cosa straordinaria. Candelaro. Sì, il senso d'appartenenza di cui ti parlavo prima, puro, che c'è nel quartiere. La vivi nel quotidiano e non la cambieresti con altre realtà, forse anche migliori. Che poi ho notato una cosa del quartiere: generalmente le periferie o comunque i quartieri, quelli popolari, hanno poca attività commerciale. Invece, da quello che ho capito, che mi dice anche tuo figlio, qui durante la settimana è fiorente l'attività commerciale, tanti negozi, tante cose. Sì, è vero. Poi abbiamo fatto un percorso via Lucera, adesso è pieno di negozi, cioè trovi tutto su via Lucera, dal macellaio al calzolaio, all'abbigliamento. È una via che dà ricchezza proprio al rione. Poi qua, tieni presente, abbiamo ancora la classica bottega alimentari che con i centri commerciali sono spariti, invece ci sono ancora il classico diciamo noi un quaratino, dove vai ancora oggi a comprarti la mortadella, il pane, il vino e compagnia bella, che col centro commerciale sono spariti. Certo. Io ho lavorato 37 anni alla Mica, si può dire che non ho manco una contravenzione, però ho la sfortuna di avere dei figli che hanno commesso degli errori. Però gli errori non sono dovuti all'ambiente, perché guarda caso, quegli amici con cui hanno commesso gli errori non abitavano di qua. Io abitavo in via Severo Capezzuto e in questo quartiere non esisteva una persona che aveva precedenti penali. Nel tempo, col tempo, forse con le persone politiche che sono cambiate e sono gli amministratori che ti danno l'indirizzo di cosa devi fare, dove viene investito, dove viene fatto e dove non viene fatto. Allora molto probabilmente da dopo gli anni 60 abbiamo avuto degli amministratori che questa città non l'hanno mai voluta bene. Allora l'emarginazione dei quartieri, se lei butta una carta in un angolo e nessuno la va a togliere, domani ne troverà due, dopodomani la metterà a terra. Sì, la teoria delle finestre rotte. Allora questo è un quartiere che è stato fatto tipo quartiere dormitorio. Difatti, se voi vedete, tutte questi palazzi hanno tutti la stessa faccia. A questi architetti dovrebbero ritirare il titolo di architetto, perché insomma, come si fa a costruire? E quindi un dormitorio, vai a concentrare
tutti in un quartiere, è gente onesta, però se non lavora, allora ti devi arrangiare. È un quartiere ad alto arrangiamento. Questo porta a non portare i figli in certe scuole o in certi asilo, i ragionamenti a tavola non sono certamente quelli di chi porta lo stipendio, ma è di quello che si arrangia e si dice di tutto. E quindi è tutto un generarsi di cose. Se questo quartiere, qua ci sono strade fatte con un centimetro di asfalto, hanno preso dei soldi dalla comunità europea, non lo so perché, hanno rifatto la fognatura bianca per recuperare dell'acqua per irrigare il giardino che adesso vi faccio vedere che sta qui. Come se noi abitassimo, non so, in una zona piovosa, per cui possiamo recuperare chissà quanta acqua per poi irrigare il giardino. Difatti è ancora vuoto, quelle vasche sono ancora vuote perché insomma a Foggia ha piovuto quello che ha piovuto e ogni anno sappiamo che piove quello che piove, non è che non stiamo in una zona piovosa. Ma hanno rifatto il giardino, il quartiere Candelaro, Borgo Croci compreso, quasi tutta la Sesta, e il CEP sono gli unici quartieri di Foggia che hanno due caserme, una dei carabinieri e una dei vigili urbani. Io vi sfido a venire tutti i giorni, e io ci campo qui da 70 anni, e vedere se voi vedete o un vigile urbano o un carabiniere. Se vi fate una passeggiata in questi palazzi andrete a sentire quante denunce sono state fatte e chiamate ai carabinieri per quello che succede la notte e mai nessuno è intervenuto. Anzi, una volta a me mi dissero: che ti pensi che abiti a Bolzano? Io dissi sì, perché tu al poliziotto che mi rispondeva al telefono, che mi rispose così, io dissi: vedete che qua non si può dormire, parlò di l'una la notte, le due, le tre di notte. E loro dissero: e vabbè, ma che ti pensi che abita a Bolzano? E io dissi: sì, perché tu lo stipendio lo vai a prendere a Bolzano. E quindi poi gli dissi anche altre parole non riproducibili. E questi mi minacciò anche. E io dissi: vabbè, gli diedi io il nome e cognome, perché lui diceva che usciva il numero di telefono. Io ti dico il nome e cognome, poi fai quello che vuoi. Se non c'era un servizio a livello circoscrizionale, il quartiere era totalmente abbandonato. Gente che realmente ha dato il cuore per Candelaro, non si sono dati da fare. Altrimenti non vedevi niente. Ah, qui hanno dovuto mettere i numeri di telefono per... No, questo è successo perché questi signori si sono lamentati chiamando la polizia. Cioè, il citofono gli hanno bruciato, ha fatto preso fuoco. Vedete quel portone, che fine ha fatto? Ma queste che case sono? Case popolari? Da premettere che questi hanno chiesto di essere chiusi, recintati, oppure costruite, finite di costruire qua sotto come avete costruito là. Niente, nessuno vuole fare niente. Ma il fatto che tutto, diciamo, i portoni siano rotti perché la sera c'è confusione qua? È perché c'è, come si dice, la vita, la movida, no? Ah, qua la movida. Sì, vengono dagli altri quartieri a fare la movida qua, che fa? Ma perché uno spiazzalone per si mette la musica? Si presta al gioco dei giovani. Ecco, quello è il portone. Ah, ma questo l'hanno blindato, che hanno fatto? No, vedi, hanno... È tutto sfasciato. Mazza! Cioè, praticamente non hai capito che succede qua. Se i cittadini si lamentano e chiamano le forze dell'ordine, la popolazione si gira contro, gli bruciano il citofono. Ma più che altro mi dice i ragazzi che vengono a fare la movida, praticamente. Eh sì, si lamentano, gli chiamano le guardie e questi per protesta gli dicono. Lì hanno bruciato tutto il citofono. Eh sì, perché a questo guarda il portone. Sì. Diciamo che reagiscono così. Questo è uno spiazzalone. Si presta però in realtà. Pochi abitanti, tanto spazio sotto. Loro hanno chiesto recintarlo. Ma non l'ho aperto. Basta poco per andare in Brasile. Sì, qua per Brasile esiste da 40 anni. Infatti volevamo far vedere proprio. Da 40 anni che esiste. No, se lei entra non può uscire, perché è proprio tipo favelas. Ma da che punto di vista?
da tutti i punti di vista. Lì va lì in mezzo alle spalle e vede che cosa c'è costruito. Cioè, come mai se una città, se tu, ripeto, io vi ho detto il fatto della carta che si lascia nell'angolo, ma è così. Se tu mi fai vivere in quella situazione, ma comunque esso sia, ma si vive in quella situazione, che cosa vuoi che escano lì? Le rose? Non è un giardino, andate a vedere se quello è un giardino, non è un giardino, così come hanno fatto qua. Adesso ce ne stiamo andando da sotto i palazzi praticamente di Candelaro, che sono stati, diciamo, uno dei primi punti dove ci incontravamo tutti quanti, diciamo, dove passavamo più tempo durante l'infanzia, tra Parco San Felice e questa zona di Candelaro. Questa parte era completamente diversa. Ma giocano a pallone, scusa, sì. Non ti voglio interrompere, però infatti, vedi, questo è Candelaro, questo è Candelaro. Che nel 2023 i bambini stanno ancora giocando a pallone in mezzo alla strada. Stanno col tablet spalmati sul divano. Se scende comunque di casa, si sta insieme. Sì, perché così come diceva lui, tu ti puoi confrontare un po' con chiunque e quindi cresci molto prima, fai più esperienze, provi le cose sulla tua pelle, cadi, ti fai male, non è come se te lo dice un altro, capito? Oppure come se vedi il mondo dallo schermo a casa tua e poi esci già direttamente che hai 15-16 anni. Qua io mi ricordo che già quando avevo 6-7 anni uscivo con la bicicletta, che dovevo andare vicino agli scalini per riuscire a salire per quando era alta. E uscivamo tranquillamente in scarpe, ciabatte, così, pantaloncino e maglietta, senza maglietta, cioè proprio stavamo proprio bene e tranquilli, si respirava proprio libertà, anche se può sembrare un controsenso. Grazie. Tu abiti qua? Sì. Come se stai? Chiediamo pure a un abitante. Dimmi. Guarda che belli loro. Dimmi. Come si sta qua a Candelaro? Beh, insomma, sono nato qua, purtroppo le circostanze sono sempre un po' difficoltose. E comunque io vivo abbastanza bene. E beh, comunque è piacevole qua, sì. Piazza. Sì, è piacevole, ma ci sono inconvenienze anche, eh. C'è un po' di tutto. Sai com'è che tu giri sempre quartieri. Sì, io vabbè, un po' per ma questo è un quartiere un po' pericoloso. Sì. Che... però la percezione, ho visto ragazzini giù in piazza. Di mattina è abbastanza tranquillo, ma di sera che si anima, è un po', si anima un po'. Ma mi hanno detto ci sono ragazzi, fanno un po' di movita. Sì, un bel po'. Tu lavori, stai a casa? No, io arrangio. Arrangi? Sì, va bene. Grazie a tutti, continua a seguirci. Te vedi nel video allora. Sì, ok, ciao. Ciao Canetti. Ciao. Arrangio. Non è un lavoro continuativo? No, vabbè, se uno si alza la mattina e cerca di fare qualcosa. Di magari c'è pure la svolta della giornata, sì, no? Questo è lo spirito, sì, del terrazzano, arrangiare. Sì, l'origine vera e propria foggiale, lo spirito dell'arrangiarsi del terrazzano, cioè che si sveglia la mattina, va nel campo di campagna e dice qualche cosa la devo svoltare, devo trovare qualcosa in maniera a volte lecita, a volte no. Cioè, ma è uno può arrivare, storico, può arrivare pure lo spunto dagli amici, no? Tipo, guarda che ho trovato un posto dove ci stanno tutte pannocchie. Ma sì, ma la prende. Ma molti fanno anche, che ne so, attività di raccogliere il ferro, sai, veramente arrangiarsi, cioè, espedienti con i quali, cioè, campi, sopravvivi, non è che ti arricchisci. Comunque ho notato che c'è anche chi si è un po' trincerato, fil de ferro, filo spinato. Cioè, non ho notato le varie barricate. Ci sono un po' di barricate varie in giro. Beh, sì, ti devi difendere il giardino, diciamo. Ma ci sono tanti furti in appartamento? È molto. Perché sono nelle periferie, non c'è tanto. Ma guarda, in realtà non ci sono tanti furti negli appartamenti qui, però si sta sempre in allerta. Cioè, mettiti nei panni di chi comunque vive in un primo piano. Di solito si ruba fuori casa. Di solito si ruba fuori casa. Si ruba fuori casa, non si ruba mai in casa. Però vabbè, può capitare anche, ecco, per esempio uno dei fenomeni che c'è nelle zone popolari, per esempio a Roma, sono le occupazioni. A proposito di occupazioni, Cicalo, questa è una cosa storica, vedi questi giardini, prima erano vie, negli anni 60 erano vie, col tempo sono diventati giardini privati, chiusi, sbarrati. Con tanto di case. Sì, ma si parla proprio delle origini del quartiere, no? Cioè, si è fatto proprio una villetta. Oggi è tutto
È tutto lecito. Perché vedo c'è un po' di dissonanza tra alcune cose e altre. Proprio dell'epoca in cui il quartiere è nato, no? Negli anni 60, il famoso terrazzano di cui ti parlavo, che ha la casa popolare, se la acchitta, diciamo. C'è la struttura, salve! Vuole dire qualcosa sul quartiere? Ti faccio proprio schifo. Non gli piace? Non mi piace perché non si sa quello che... Aspetti che vengo su e se la faccio sentire. Eccomi. Madonna, che bel vento! Mo' cozzetto, pa! Ma, questo è l'esempio di quelli che vanno scavalcare. Però non ce la farei poi oltre qua perché ci stanno le sbarre. Devo quartiere nostro, quello chi sono? Tuo quartiere nostro, no questo, quell'altro. Loro ci sono il quartiere. A Viascoli, insomma, dove sta? Viascoli? Chi è? Noi stiamo a Viascoli. Sì. Là stiamo noi. Questo è poi venuto noi qua che stava mia suocera, quella. Hai capito? Però mo guarda, è uno schifo proprio. Il vedo delle cose molto, molto, molto fatte schifose. Quasi muore qua. E poi c'è che pigliato cosa. Volte bere qualcosa, fare qualche cosa. Magari dopo, se no non ce la facciamo. Certo! No, è una cosa a volo, c'è l'acqua a bocce. Cioè, faggia la voglia delle pizze. Grazie. Un farina, la devo macchiare. Se non mi dà qualcosa per me. No. Vai. È antioccupaggio. Ah, questo sarebbe solo per evitare che lo occupino. Sì, proprio. Ma queste pure sono case popolari? Sì, sono sempre case popolari. È rimasto, non lavora. Ma fanno lavori pure radicali alla fine. Se la rimettono a nuova. Se è casa tua, sono consegnate negli anni 60 queste case, molte sono anche riscattate di proprietà ormai. Sì, anche. Perché a un certo punto... Qui c'era una bella realtà Cicalò che hanno abbattuto. Qui c'era un campo di calcio di un'altra chiesa e qui giocava la domenica. C'era la folla di persone a guardare il Sant'Alfonso, che era la squadra... Locale. Di questa... Sì, diciamo del quartiere. A scuola del quartiere ci giocavano pure i miei zii e qui c'era una bella folla, tutti attaccati a guardarsi sta partita, un po' come può essere il San Lorenzo a Roma, no? Chiaramente una realtà molto più piccola. Ma questa è un'altra chiesa, però? Questa è un'altra chiesa, sì. Ah, ammazza, così vicine due chiese così grandi. Ci vuole tanta fede in questo quartiere. Questa però è un po'. Questa è un po' tenuta peggio, però, rispetto questa all'altra. Questa è vecchiotta. Questa è vedo vecchiotta. Il tetto, per esempio. Ti dà quel tocco di candelaro, quei buchi, sì, con la luce. Ma più quell'altra. Allora, quell'altra era troppo, come dire, nuova, tenuta bene. Invece questa fa questa più candelaro. Questa è nascosta, questa è più dentro, capito? Allora può andare così. Ti schivano, cioè non si fermano ma ti schivano. Birillo, sono abituati, dai. Ti fanno come non birillo. Non vanno di fretta, sono anche di situato. Vitalente, Italia vitalente è questo. Quindi questa cosa bellissima che io conosco di presentarsi alle persone col soprannome, cioè vogliono prima di parlare vogliono sapere a chi appartieni. Chi è il parè, chi è il compare, chi è il cugino, è il modo più rapido per arrivare a chi appartieni, il classico a chi appartieni. È molto caratteristico, diciamo, di qua perché c'è comunità, nel quartiere c'è comunità. Però crea pure il pregiudizio, perché se appartieni a qualcuno sì, può sbagliato. Creare anche il pregiudizio, però alla fine le persone bisogna conoscerle, no? Conoscendo puoi farti un quadro reale. Di chi persona incontri, di chi persona è, a prescindere dal compare, diciamo. Una variazione di abitazioni. E poi c'è lo stacco tra questo palazzo e questo è qua di fronte. Ah, lo stacco tra... Proprio lo stacco, vedi qua. Cioè questo, ma questo è un palazzo... Questo è un palazzo privato. Questo è un privato e poi qua di fronte... E poi di fronte c'è questa foggiarella. Comunque posso dire una cosa, qui a Roma una cosa così è abbastanza normale a Roma, noi abbiamo interi quartieri. Questa era molto più grande, questa è stata abbattuta, credo, non ricordo bene, ero piccolo, per la parte più grande era la parte di là dove c'era quella piazza che prima il signore diceva questa piazza è stata violentata, anche là era tutta baraccopoli. Fu abbattuta e dietro le case popolari.
Qua diciamo che la politica chiacchiere e case non ne sta dando e molte persone vivono ancora così. Ma loro quando hanno costruito, che anni erano queste qua? Prima che hanno costruito le case popolari? Credo che queste sono state costruite negli anni 80, no, c'erano già quelle case popolari, già. Sì, però qui era uno spiazzale diciamo di campagna, cioè, è il terrazzano di cui ti parlo, quando vede la campagna è territorio suo, se la deve giocare, lo deve rendere al meglio, ci fecero diciamo un vero e proprio quartiere che ne rimane diciamo questo pezzo qui oggi, che comunque il comune dovrebbe diciamo bonificare, però consegnando le case, cioè non puoi sfrattare persone. Ma questo palazzo è nuovo? Questi sono quei cantieri che ti svegli la mattina e li trovi, è un palazzo nuovo, qui c'era tipo un'officina, una fabbrichetta dismessa da anni. Cioè, l'hanno abbattuta e adesso sta crescendo questo palazzo, ma non credo sia popolare in realtà. No, sembra sia pure privato questo qui, e quindi che poi è paradosso di dei palazzinari eccetera, fare il palazzo e lasciare a fianco senza prendersi cura del quartiere, perché comunque c'è un pugno nell'occhio, no? Quando vedi un palazzo nuovo e affianco la baracca. Anche perché magari qualcuno compra a casa e poi si affaccia, c'ha una baracca. Esatto. C'è sempre il suo fascino. Ci sta. Si guarda a strofe, dimmi se fa candelare. Sta scherzando. Non se lo ricordo. Ma questo che era l'ingresso della fabbrichetta, no, praticamente? Il barbiere. Ah, il barbiere addirittura. Hanno costruito a ridosso il barbiere. No, ma gli hanno legato pure il coperchio, comunque, vedi? Ma qua si rubavano pure le mandizze. A Candelaro, lo sai che colpisce? Stavo a vedere quell'attività commerciale lì, che sta nel mezzo del nulla. E quello stava pure a lavorare, tra l'altro, perché nel nulla questo stava lì in mezzo e lavorava. Però è il lato lavoratore, no? Sì, no, però lavorava, ecco, no, c'è una cosa che gli va, che va riconosciuta. Alla fine di Candelaro qua abbiamo il CERT. Il CERT? Ah, qua. È immancabile. Sì. Lavora. Il punto strategico. Ma lavora qua ancora il CERT? Alcuni CERT lavorano poco. Qua lavora per forza in questa zona dove l'hanno messo. Sì. Gli hanno messo pure la pista ciclabile davanti. Allora se attraversiamo e ce la guardiamo così. Dipartimento dipendenze patologiche. Ah, vedi, cambiano sempre nome. A Roma è diventato SERD. Sempre per le dipendenze, sì. Non sono più tossicodipendenze, ma sono dipendenti. Dipendenti, anche perché hanno messo pure gioco d'azzardo, internet. Le nuove dipendenze. Alcol, c'era già da tempo. Questo è molto bello, perché è questo che volevo, un video proprio caratteristico. Oh, però qua la pista ciclabile funziona, eh. Mica tanto, è piena di sassi. Allora invito Foggia di pista ciclabile prima di aggiustare le strade, insomma. Ma guarda che è stata un'altra grande cacata delle manovre politiche. È successo pure a Roma. Si sono affrettati a fare una pista ciclabile lunghissima che è inutilizzabile. Esatto, perché c'era secondo me un qualcosa collegato alla Comunità Europea, per convertire le città green, eccetera. Mazza, queste, ecco, queste sono molto più caratteristiche, vedi? Vedi la scritta lì si rifà molto al fatto che ti dicevo prima delle cazzate che. Ah, grazie ai finti accordi svaniti tra i quando vengono alloggi a prendersi i voti politici e poi. Ah, fanno proprio così. Case promesse mai date alla fine alle persone. Gliel'hanno scritto, bello. Ammazza, chiaro, sì, è proprio. Non ci dimentichiamo le promesse. No, ma poi vedo che c'è una grossa discrepanza anche tra come le allestiscono, perché quello addirittura c'ha l'entrata con i leoni, le colonne, tutto bello, il marmo, i condizionatori, e quello dall'altra parte a malapena c'ha un ingresso. Vabbè, poi va a gusto personale la cosa, capito? Uno è più spartano. Ma sì, dai, è molto caratteristico questo. E poi guarda che contrasto che c'è tra il palazzo. Il palazzo popolare. Eh sì, perché vedo ci sono i ripetitori sopra, infatti. In privato di solito non se li fa mettere. Il popolare tra virgolette quasi lo costringono nell'accordo del palazzo stesso, il ripetitore, per ammortizzare i costi. Lì che hanno messo le transenne, forse è crollato qualcosa. C'è il davanzale che si è scassato. No, lì è caduto, guarda sopra proprio il davanzale. Cioè, questo è proprio crollato. Ma lo sai perché? C'è proprio un problema di fondo, perché tu queste case le vedi così da fuori, sembrano
proprio catapecchia. Dentro la maggior parte sono bellissime. Queste sono storiche queste case, in realtà. Quindi quello che dico io, spendono queste molto di più per l'interno della casa che non per l'esterno. E quindi, cioè, a primo impatto sembrano proprio, visto case che tu dici, questa crolla. Però se vai dentro, magari il muro è rinforzato, c'è l'abbassamento di soffitto, c'è tutto fatto a mestiere, sono belle case. La maggior parte di quelle in cui sono stato qua sono veramente belle case. Dentro. Da fuori dici questa crolla, magari dentro c'hanno tutti i rinforzi, le cose che gli servono, capito? Cioè, scusate, allora non ho capito, il contrasto è questo. Allora, quello è un palazzo normale. Sì, questa è una casa antica? Sì, questa è d'epoca fascista. Le case cantoniere fascistiche, non so se queste si chiamano così, dico la verità, però sono d'epoca. Ah, è vero, potrebbe essere, se però davano insieme alle terre, diciamo, queste cose. Però sì, in effetti. E dietro c'è il palazzone moderno che è un centronzo e sta crollando anche lui. Che poi scusate, qua vedi, hanno ognuno poi allestito proprio diversamente. Addirittura lì c'hanno le panchine. Ma secondo me pure questo ti dà l'illusione di libertà. Perché tu dici quello spazio te lo puoi. È un paradosso, perché tu dici come fai a essere libero in un posto come questo? Eppure anche nel tuo piccolo tu c'hai la casetta tua, sozzi tuoi come te la fa, capito? È una cosa che non esiste più, tu vivi nel palazzo, tutte le case uguali, capito? Paghi condominio. Devi mettere le tende tutte uguali, campanelle. Ma vedi qua quando stai bello, vedi, stai proprio. Vuoi il pergolato, ti fai il pergolato. Vuoi scavare giù, scavi giù, fai quello che vuoi. Vuoi la cantina, ti fai la cantina. Perché alla fine, se uno si deve prendere qualcosa, perché alla fine qua nessuno ha regalato niente a nessuno, sono tutte cose che la gente si è preso. Quindi se tu sei arrivato al punto di dover prendere quello che ti serve, allora puoi anche giocartela come vuoi, a livello, se l'esigenza, la necessità mi ha portato a dovermi costruire una casa. Dal nulla. Allora io... Mi costruisco la casa dal nulla a spese mie, ma almeno me la faccio come dico io, capito? E non dai conto a nessuno. E secondo me è libertà, perché per quando non può essere libera una persona che non può permettersi di comprarsi una casa, eccetera, eccetera, comunque qua in qualche modo può arrangiarsi e può vivere dignitosamente. In altri posti magari sì, c'è lo Stato che ti aiuta, ti dà la casa, ma se questo non succede, capito? Ci sono famiglie in mezzo alla strada. Foggia secondo me è proprio questo, è arrangiarsi, questo è un esempio perfetto di come la gente si può arrangiare nel migliore dei modi. Comunque la pista ciclabile non gli volete bene, Non la usa nessuno. No, perché se te stanchi devo pure sdraiare. Ah, se uno casca con la bici almeno c'è il materasso, cioè se tanto devi cascare. Se ti infizzi là, no? Hanno buttato un materasso che era nuovo, mo. O a Foggia ci avete i standard più alti, quel materasso a Roma se lo sarebbero riciclato dopo 5 minuti. Ma te l'ho detto, ma se vedi i materassi che stanno in queste case sono tutti l'ultimo materasso uscito, capito? Quello non era più di quest'anno, evidentemente. Uè Mario, buttalo che non è memory, ci siamo presi il memory. Buonasera! Però comunque non è che una volta che lo butti, quello se a qualcuno gli serve penso che se lo prende, no? Certo, no, però è un peccato. Perché tanto a voglia stare là quello finché non se lo prende qualcuno, non è che lo vanno a buttare. Ciao! Manca a chiederlo, no? Dici, ma ti serve il materasso? Quello ormai sta là finché non lo incendiano quel materasso. Senti che profumo! Mi sa che tra poco tocca mangiare. Ma ho visto ci sono un sacco di commemorazioni dei defunti. Sì. Io è una cosa che un sacco non vedevo, cioè, ho visti tanti pure là. È brutto perché li coprono, perché alla fine uno cerca di mantenere sempre vivo il ricordo quando sono queste cose. Andare a cancellarli è proprio un gesto di merda, perché tu vai a cancellare il ricordo di una persona. Che in quel momento non è solo vernice, capito? Come mi spiegava lui, voi a Roma siete riusciti a mettere pace in una situazione grazie alla vernice per il gesto che ha fatto la madre di quel ragazzo. Qua pure è molto simile la cosa, però magari capita che muore qualcuno e qualcuno non li voleva bene e li va a coprire il disegno. E questa è una forma di violenza assurda, secondo me, che puoi fare su una persona che non si può più difendere, sul ricordo. Perché proprio la cosa di cancellare la memoria è brutto. Da noi c'è stato un ragazzo che è morto a 300 all'ora sul raccordo, che era un caro nostro amico, gli hanno fatto
fatto un murales, il comune ha deciso di coprire quel murales come se fosse un gesto, diciamo, comunque è morto un ragazzo, comunque la popolazione intorno era sofferente, hanno fatto sto memoriale che è stato coperto. Sì. Dolore, diciamo. Cioè, indipendentemente se aveva ragione o torto come è morto, comunque è sempre un ragazzo che se n'è andato, cioè comunque dei cari che lo sostengono, gli vogliono bene, lì è la comunità che ha scelto di fare quel dipinto che hanno tolto completamente. Sì, ma al di là di tutto io penso che una volta che una persona è morta non può pagare di più, quindi ogni peccato che ha fatto è, si è cancellato, quindi non ha senso andare a cancellare il ricordo di un ragazzo per tutto quello che può aver fatto. Comunque avrà fatto anche qualcosa di buono per cui essere ricordato, sicuramente avrà qualcuno che lui vuole bene, che gli fa piacere vedere il murales, queste cose qua, quindi... Lo fai morire due volte cancellando il ricordo della persona, è una sofferenza che dai di nuovo. Una volta che è morto si è purificato, penso, no? Si è cancellato tutto, cioè, quindi non esiste più quello che è successo prima, dal punto di, cioè, quella persona non esiste più, per questo secondo me almeno il ricordo andrebbe mantenuto vivo proprio per una questione di dignità umana, capito? Una volta che uno va a cancellare una cosa del genere vuol dire che di umano non gli è rimasto molto. Che è un pensiero che ho scritto. I creatori in due cortili, i fighi di Zanniri, i fighi di Banghira, la faccia di Don Bosco a Reto Campanile, do quartiere a Candelore, pisciatura ai Kenet, pisce pitta a Sacro Curo, staticit, pitta a pitti i Gambet, bello, sopra muro l'ha fatto Giorit, ma hanno dit. È bello sto fatto, Sacro Curo, sa pigliass, si trova in Nax, Gesù Cristo, dite voi, che pete cazzo. Se che sotto la linguaccia di Iorit, stamattina tengo a faccio un Covid, faccio cose sembrananza a tutto quanto, fanghetevi a mucciano, e voi che te fanno. I pesti fatti non mi mangiano manca un anno, già vite una carogna, poi diventa una carogna. E non mi fogno che correndo a casa mia, arrivo quando esco la notte, chi vuole capire capisce, se no che me ne fotto, passo pure cazzo pure a morto. Questo stile di fuggione, mi piace a pigliare a mille buono però, senza pigliarla malamente, senza paranoia. Ma hanno detto, ma sto fatto non l'ha disegnato Giorito. Non l'ha disegnato Giorito? Hanno fatto una figura di merda, di quello esagerato. Domani scuso perché non ha più studiato, non so chi l'ha fatto, ma a me è piaciuto, mi ha trasmesso qualche cosa. Cosa che non ha fatto Miluno. Cischi è guasto. Un devasto. Prossimo obiettivo. Ok, Gianni from Candelaro come Lopez from the block, on the rocks, sono il top. Quando arrivo come Super Mario Bros, chiama bro, arrivo qui con la rima suggerita da Evelina, insieme da questa mattina con Cicalone e Marcello, tu lo sai che a Candelaro io alzo il livello, porto il bordello qui dalla street con la family, welcome to FG, questa qui è la nostra realtà, from the street, kumba, ma senza mafia. Candelaro in questi giorni, specie poi ieri, tutti hanno detto vacce, però mi hanno pure mandato un sacco di messaggi, stai attento a Candelaro, è non ci andare, è pericoloso, è attento a te, attento là. Tutto il mondo è paese. Sì, anche perché uno si immagina, noi arriviamo qua con le telecamere, i microfoni, andiamo dentro le case delle persone, in realtà noi ci siamo fatti una passeggiata, poi abbiamo interagito con le persone e quelli che abbiamo incontrato, nessuno è stato ostile, anche diciamo nelle zone quelle un pochettino più a rischio, che poi di rischio veramente abbiamo visto poco, ecco forse il rischio più grosso sono le macchine che giustamente, fine, che stanno pure attente poi. Alla fine Simone tu mi insegni che la vita di quartiere è sempre quella, quindi se uno viene da un quartiere popolare ci sa vivere, può essere la Ramblas di Barcellona, Torbella Monaca, Candelaro, le leggi della strada sono quelle, se le sai rispettare non vai incontro a grossi pericoli alla fine. È la vita di un quartiere normale, di tutti i giorni, ti alzi la mattina, vita da bar. Le cose brutte succedono ovunque. Tutto questo per dire, noi un giro a Candelaro come ci avete richiesto ce lo siamo fatto. Spero che di avervi mostrato, diciamo, una buona parte del quartiere. Se dovesse mancare qualcosa scriveteci nei commenti. Se volete altri quartieri di Foggia, provincia o altre città, scrivetelo nei commenti. Per adesso noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! She's smart, she's vain, she wallows in her pain. The ghost, it stays to chase her away. Oh no, it's just how it goes.
just be one. There's games to play.